Buongiorno, siamo oggi con Ermanno Giorgi, vicepresidente del Consiglio Comunale, una vita nel sindacato, una vita in provincia come assessore alle politiche del lavoro. Oggi è una nuova esperienza in Consiglio Comunale. Che tipo di esperienza ci può dare il suo giudizio su questi primi mesi di consigliatura? I primi mesi sto maturando appunto questa esperienza e penso che ci sia molto da fare. E molto da cambiare, perché una città come la nostra, che deve affrontare una sfida così importante, ha bisogno di un'amministrazione, diciamo, che abbia sprint e sia all'altezza del compito. Sicuramente tutti stanno cercando di fare il proprio dovere, ma io penso che bisognerà fare qualcosa in più, perché alcune recenti situazioni, come ad esempio l'apertura, diciamo, degli impianti del Gran Sasso e ad altre situazioni ci obbligano ad una maggiore attenzione, una maggiore oculatezza e sulle scelte da fare rispetto alle società appartenenti al comune. Probabilmente bisognerà puntare sui giovani aquilani, su di giovani preparati, laureati aquilani, che sicuramente avranno più motivazioni di rappresentanti che vengono da altri territori, che vengono magari nel caso del Gran Sasso da Genova, che probabilmente non possono avere la motivazione che un aquilano può avere. Oh, lei invoca un più dinamismo da parte dell'amministrazione comunale, mi pare di capire dove si trovano le forze per dare questo sprint di cui parla lei. Ma io penso che questa città abbia delle forze immense. Bisogna saperle scovare ed utilizzare, ma anche dentro la struttura del comune, io sono convinto ci sono forze e disponibilità enormi. Probabilmente lì bisognerà intervenire e fare in modo di valorizzare coloro che fanno il proprio dovere, che fanno diciamo oltre il proprio dovere, e fare in modo che quelle storture che ci sono, storture soprattutto riferite al rapporto con i cittadini. La cosa che io ho riscontrato Il sindaco è stato anche abbastanza duro ultimamente nei confronti sì, però non ci di vuole. dipendenti che Sì, rispondevano male nei sindaco, confronti dei sì, cittadini. però non ci vogliono atteggiamenti, risposte estemporanee. Ci vuole una politica del personale, una politica che dia merito alle persone che si impegnano. E soprattutto si attenta alle risposte che si danno ai cittadini, a risposte anche su temi molto importanti. A volte è meglio dare un no motivandolo che a far aspettare anni per dare una risposta, ad esempio rispetto a un progetto, rispetto a una richiesta. Probabilmente questo manca, cioè bisogna fare in modo che dentro al comune tutti i lavoratori siano rispettati. E tutti insieme devono dare alla città, come squadra, delle risposte adeguate. Senta, nell'ultimo Consiglio Comunale uno degli argomenti più discussi è stata questa querella infinita che finalmente sembra essere arrivata alla fine sulle incompatibilità. Lei ha avuto un intervento anche abbastanza duro. Che idea si è fatta su questo argomento? Quello di Di Piero e Piccinini potrebbe non essere l'unico caso, mi diceva prima. Ma secondo me non è l'unico caso e lo sanno tutti. La verità è che non si è voluto porre questo quesito formale a tutti i consiglieri, a tutti i 33 consiglieri, e far dichiarare loro, come io ho fatto insieme ad altri, su iniziativa anche di qualcuno dell'opposizione. Ettore Di Cesare, ad esempio, mi ha chiesto di firmare questo, diciamo, tagliandino in cui si dichiarava se si era compatibili o meno. Io l'ho fatto, ma tanti altri miei colleghi lo hanno fatto. Ma questa, Però dovrebbero farlo tutti, secondo secondo me, lei. lo devono fare tutti, partendo dal presupposto che tutti sono dei galantuomini. E perché non vorrei che magari fra una settimana, un mese o qualche mese ci ritroviamo a discutere di nuove incompatibilità. Ho anche detto al presidente Carlo Benedetti, ma lui è d'accordo, che a questo punto è utile porre un quesito al Ministero della Coesione Sociale e dire quali sono i casi, diciamo, di incompatibilità conclamata, perché è chiaro che se si va sulle interpretazioni non si raggiunge l'obiettivo.
Oltretutto poi diventa antipatica questa pressione degli avvocati dei singoli pretendenti che addirittura minacciano rivalse sui singoli consiglieri. Con le diffide, sì. E ora noi non abbiamo dimostrato la massima trasparenza perché abbiamo chiesto in stragrande maggioranza votazione palese, lo abbiamo fatto e mi pare che, eccetto i casi previsti, tutti hanno votato. Quindi noi non ci facciamo intimidire da nessuno, però bisogna evitare che queste situazioni si ripresentino e farlo alla luce del sole. Insomma. Ultima cosa, lei si sente un po' il grillo parlante di questa maggioranza? No, perché io ho parlato pochissimo. Però quando parla, insomma, lascia certo, il segno. Io in questi mesi sono stato molto attento ad ascoltare, a capire come funziona la macchina del comune. E adesso posso parlare con cognizione di causa, e ho altre cose da dire, a tempo debito le dirò, ma sicuramente io dico si può fare di più, non so se è un titolo della canzone, ma si può fare di più. Allora, aspettando magari la prossima intervista in cui ci dirà altri pareri, altre opinioni sulle cose che non vanno in Consiglio Comunale in Comune, io la saluto, la ringrazio e diamo appuntamento alla prossima trasmissione. Tantissimi auguri a tutti.